Cari amiche e cari amici, ben ritrovati nella mia umile dimora, come sempre. Stasera un video brevissimo in cui non è che parlerò di fumetti, non parleremo di fumetti, ma semplicemente un saluto per tutti voi da parte mia e da parte di Loris, il mio amico Loris, che è venuto a trovarmi questa sera. Ciao a tutti ragazzi. Cosa abbiamo fatto, Loris? Niente, Niente. abbiamo mangiato come le bestie. Niente, Ecco. siamo qui, stiamo digerendo, facciamo quattro chiacchiere di fumetti insieme. Tra esperti, come dite voi, Ma come si niente di vuole. che, insomma, roba dei noartri, direbbero a Roma, niente di particolare, cioè non è che adesso ribadisco, non facciamo questo video per parlare di fumetti, ma semplicemente per salutare tutti voi, per mettervi al corrente ancora una volta Come evolve il mondo degli youtuber? come si evolve il mondo degli youtuber, come il destino ci ha fatti conoscere, incontrare, e siamo qui assieme. Io non avrei mai pensato una cosa del genere. Pensate che io ero un suo iscritto fin da quando io non facevo video, io ero un suo iscritto al suo canale, lo seguivo, insomma. Poi lui per un periodo non fece più video, e quando riprese a fare i video e io nel frattempo avevo cominciato a fare i miei video, lui mi scrisse e casualmente Ecco, e da lì nacque un'amicizia che adesso questo continua, è quindi ogni tanto mi continuo. vedrete qui sul canale di Giovanni, insomma. Ecco, Ecco, questo è tutto. Non so se vuoi aggiungere qualche cosa, no, Loris. direi che siamo così. Ecco, Semplicemente non è che abbiamo niente. parliamo dei nuovi text, dei Nuovi cartonati, ecco, che text, sono usciti. cartonate. Sì, ecco, stavamo commentando prima, a dire la verità, ve ne ho L'ultima parlato anche uscita in oggi, cartonato. dell'ultimo cartonato uscito. Com'è che è il titolo? Nei territori del Territori del nord. Nord-Ovest, una storia di Boselli, disegnata da Font, che è tratta da un maxi text del 2001, se Esatto, non una delle vado migliori errato, una delle storie più che belle sicuramente storie, conoscete. ambientata nel Grande Nord. Poi a me queste ambientazioni piacciono Che particolarmente, richiamano Loris. molto sulle piste del Sì, nord, anche perché è una delle mie storie preferite no? sulle piste del Esatto. Nord, però sono due cose un pochettino diverse, Giusto però un pelo. perché lì avevamo a che fare sia, cioè, a parte che con Gianluigi Bonelli, poi con i disegni ma Litici. stratosferici di un Ticci all'apice della carriera. Comunque anche questo vi farò un video in futuro, penso che magari Sì, lo anche faccio lui anch'io, esatto, lo in farà il parallelo. video, anche lui deve ancora comprarlo il volume, ma sicuramente Sì, lo comunque è una comprerà. bellissima edizione. È veramente Merita. sontuosa, ecco ragazzi. Questa vale tutti i soldi del costo. Detto questo, io Un saluto. vi faccio salutare da Loris. Non so cos'è in programma, Loris? Non lo so, adesso magari stavo pensando su Tex, ecco, diciamo su Tex, di fare magari un ciclo di recensioni su Tex di Claudio Nizzi, che vedo che è poco Ah, ecco, trattato, che una potrebbe bella essere una bella cosa. idea, e su Zagor fare la nuova Odissea americana, ecco, sui due classici, visto che sono qui con Giovanni Visto che... che la nuova edizione americana è uscito un volumone così, come questo, Non lo so, sì, no, perché io i volumi perché io i l'ho volumi non li visto ieri seguo. sera io, no? Cioè, c'era Odissea americana e poi quello lì Il dei re di pirati. Darkwood, no? No, i pirati del fiume, c'era l'avventura sul fiume, qualcosa del genere. Ah, Uno ok. degli ultimi che è uscito adesso, non mi ricordo il titolo esatto, ha a che fare col fiume, ecco. Ah, Di ok. questi. E quindi c'è la versione, diciamo, Cartonata a cartonata, colori. Ok, buono a sapersi. così come quei text lì, diciamo, della serie Mondadori, simili, così ci sono, dai, ce n'erano tre di Zagor. Ma io quando ho visto Il text il text, storico di Boselli, ma mai si può non comprare. nessuno mai Sì. come Tex, quindi anche Zagor è passato in secondo ordine. Il grande amore. Ah, ecco, sì, Ecco, tutto qua. Quindi ecco, tutto. se mi seguite sul mio canale, Fumetti di Loris. Seguite Loris perché lui tecnicamente è nettamente superiore. Lui, No, dai, come sei sì, sempre così umile. siamo Due punti di vista diversi, due due maniere, due approcci diversi. approcci diversi. Lui è più tecnico, cioè se volete avere una recensione vera del fumetto dovete guardare le sue. No, Io grazie Giovanni, sei troppo faccio buono. solo quattro chiacchiere e rido, mi diverto, insomma. Ecco, Poi.││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 
allora dai, tu fai la recensione del cartonato, io faccio la recensione del Maxi, facciamo così dai. Okay. Quindi aspettatevi, appena esce la recensione di Giovanni sui territori del Nord Ovest, che è quel volume bello che avete appena visto, io sul mio canale, che è i fumetti di Loris, farò la recensione del Maxi in bianco e nero, così avete due punti di vista diversi, giusto? Giusto. E giusto. Partiamo da lì. Poi se mi volete seguire sulla storia del Maxi in bianco e nero, ma già a colori credo che fosse uscito una serie di collezione storica. Sì. No, perché aveva ristampato i Texoni, non i Maxi. Ma c'era qualcosa sui Maxi, però? No, che sappia io no. Dovrebbero esserci stati sulle Texoni. Dici? Mi sembra i primi 22-23 Texoni. Comunque, se qualcuno di voi ne è sicuro, iscritti, ditelo qua sotto, ma dovrebbero essere stati i Texoni. Sì, no, i Texoni sì, sono sicuro. 230, c'erano 239 della regolare. Ma credo che ci fu un'altra collezione storica che riguardava anche i Maxi, se non vado errato, non so, può darsi, che io però, ovviamente non fece, può darsi, esatto, io seguivo la regolare, in quel tempo non compravo più i fumetti, quindi vabbè. Quindi cari amiche e cari amici, non posso fare altro che salutarvi ancora una volta con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore, dandovi appuntamento a voi piacendo per il mio prossimo video e augurandovi insieme a Loris un buon proseguimento di sabato sera / notte ormai. Esatto. Ciao alla prossima, ciao a tutti. Ciao ragazzi.